era piuttosto arrabbiato come mai gli era successo in stagione per questa partita che lui contava di vincere, che invece alla fine è finita pari. Il risultato giusto, secondo lei? Secondo me sì, secondo me sì. Ecco, io non ho nessun dubbio nel dire che l'Arezzo è una squadra che qui ha dimostrato tutto il suo valore, una squadra che gioca bene, ha qualità e tutto, però sono anche, credo di non dire una cosa fuori luogo nel fatto che, ecco, non, se vuoi vincere una partita, secondo me devi fare anche qualcosa di più, ecco, perché noi l'Arezzo abbiamo concesso veramente poco. L'Arezzo ha dimostrato di essere forte, però per vincere, secondo me, avrebbe dovuto anche fare qualcosa di più. Noi siamo stati bravi a non concedergli questa situazione, nonostante lo svantaggio, nonostante ci fossero anche le condizioni per poter subire anche delle ripartenze. C'era un aspetto tattico dove era molto favorevole all'Arezzo, secondo me, all'inizio del secondo tempo. Invece, se la nostra squadra non ha concesso questo, è perché è stata brava, perché è stata attenta e ha limitato al massimo la forza di un avversario. Quindi, se poi dopo viene fuori un pari, secondo me, non credo sia assolutamente meritato, al di là di come è venuto, che ci può essere l'episodio, perché sono sempre gli episodi che poi determinano un gol o una situazione, però penso che sul fatto di aver meritato questo pari che non ci sia niente da dire. Potete dire la solita mina vagante del campionato, come tutti gli anni succede, alla fine l'avranno chiesto 1.000 volte, ma glielo chiedo 1.000 per la 1.001. Il segreto qual è? No, il segreto nostro è quello proprio alla base c'è tanta umiltà, perché la partita di stasera nell'esempio, ma ci capita spesso, di sapere, di conoscere il valore del nostro avversario, sappiamo, e di confrontarci perché ci sono ragazzi giovani che vogliono, sanno che questo è un campionato importante, quindi vogliono mettersi in mostra, e attraverso il lavoro, attraverso l'impegno, attraverso l'unione che trovano dentro il nostro spogliatoio, la nostra forza è quella, perché poi secondo me tutto nasce da lì, e poi chiaro c'è il campo facciamo anche la nostra parte, perché ovviamente poi per fare risultati ci vuole anche qualcosa in campo, però direi che tutto nasce da uno spogliatoio unito, dei ragazzi giovani che hanno voglia, perché sanno che per loro questo è un palcoscenico importante, e fare partite così belle anche di fronte a avversari e squadre così forti è sicuramente un motivo importante per loro, ecco, il merito è sicuramente tutto loro. Pochi si ricordano che lei, mister, è anche un ex amaranto, insomma, Certo. che no, qualcuno più distratto glielo ricordiamo, insomma, che cosa gli è rimasto di quell'esperienza lì? Beh, tanto, tanto, anche se poi insomma, se, sappiamo come insomma, è stata abbastanza travagliata, no? Quella stagione lì, però il ricordo d'Arezzo è bellissimo perché è una piazza bella, cioè io ricordo positivo, ecco, al di là del risultato finale poi, che insomma ci furono molte situazioni anche negative, però il mio ricordo d'Arezzo è molto bello, molto positivo, insomma dopo tanti anni ho sempre dei rapporti anche ancora forti con qualcuno che è rimasto, quindi insomma il legame con questa squadra è bello, insomma, mi è rimasto molto, dai. Grazie, mister.